ritorna con ottobre 2019, mese missionario straordinario. Stiamo raccontando in questo mese storie di queste persone uniche che sono i missionari, di queste persone meravigliose che sono i missionari. Lo ha detto questo mese Papa Francesco per celebrare i 100 anni della lettera apostolica, che noi abbiamo parlato, Papa Benedetto XV. Attenzione, intanto guardate questa foto, non vi presento ancora la mia ospite apposta. Guardate questa fotografia, tratta dal sito ufficiale di questo mese missionario straordinario, Papa Francesco e l'Africa, o tutto ciò che è Africa quando si intende, dove c'è bisogno di aiuto. Ed è lì che arriva Suor Maria Angela Bertelli. Ho aspettato un po' per presentarla. Religiosa della Congregazione delle Missionarie di Maria, conosciute anche come Missionarie Saveriane. Allora, intanto ben arrivata. Grazie. E lei come ha deciso di diventare suora? Io lo dico con un mezzo sorriso, perché so che la storia ha dell'incredibile per cosa poi lei riuscirà a realizzare. Non l'ho deciso io, era l'ultima cosa che pensavo di fare. L'ultima cosa? Ero anzi un maschiaccio un po', giravo in blue jeans, pezzati, con i bambini in parrocchia. Ho fatto ragioneria, però dopo ho capito che comunque non valeva la pena spendere tutta la vita per essere ragioniere, far guadagnare soldi a chi ne aveva già abbastanza. Ma buona pace di chi fa il ragioniere, per carità. Ma insomma, non era il suo. No. Non era il suo. E quindi? E comunque, finita ragioneria, vado a fare l'infermiera e poi avevo un'inquietudine dentro. Comunque un giorno, non so ancora come è successo, ma il vescovo Artemio Prati del mio paese di Carpi, quindi poteva essere mio nonno, mi manda a chiamare. Io ho detto ma sei sbagliato, cioè non posso essere io. Comunque sta di fatto che vado, lui mi invita e nella cappellina del vescovado, io avevo 18 anni, e mi dice: ma se non sei impegnata, intendendo magari non hai il fidanzato, ecco, vorresti pensare la tua vita per il Signore? Però mi ha detto: non mi devi una risposta adesso, anche se il tuo vescovo che te lo chiede sarà come vuoi tu, se vuoi tornare per darmi una risposta o meno. Io ho sentito un tale rispetto e una libertà incredibile in questo, no? Poi io sono tornata da lui, c'è stato un altro intanto io mi sono iscritta alla scuola di infermieri, e l'incontro con la sofferenza, il dolore, la morte, certo, no? Così. E intanto però avevo voluto andare a fare la volontaria in missione. Mi è andata male con una mia amica infermiera e non mi sono data per persa, sono andata da delle suore di Bologna che avevano missioni e ho esposto il mio caso, quello che desideravo fare, e questa suora Emanuela mi dice: ma sei sicura di voler dare solo del tempo, la tua professionalità? E se il Signore chiedesse te? Altra ammazzata in testa. Dopodiché io più mi spendevo in parrocchia con l'ACR, andare a portare la comunione agli ammalati, al centro missionario, insomma di tutto e di più, non bastava mai. Dico: ma che cos'è sta roba? Un giorno, confessandomi, chiedo al parroco, al prete: se almeno sapessi che cosa vuole Dio, se è lui che vuole qualcosa, che me lo dica. E lui dice: chiedilo alla Madonna. Cioè io vado al santuario della Madonna dell'Aiuto a Santa Croce, il paese dove sono nata, e gli ho detto: oh, cosa devo cosa fare? Devo fare? Dopo pochissimo tempo il vice parroco della parrocchia mi invita a trovare una missionaria saveriana tornata molto grave dal Messico, e io lì ho sentito la pace di questa cosa. Quindi io dopo ho detto: come si fa a farsi missionaria? Nel giro di qualche mese ero già lì, insomma. Ma non previsto proprio. Lei è un gruppo elettrogeno, nel senso che lei emana energia ed elettricità positiva solo a starle accanto, anche perché in questa storia molto bella, in questa storia di entusiasmo, in questa storia di chiamata con una persona pronta ad ascoltare, chiaramente, c'è il gennaio del 1995, e qui, se tornate indietro con la memoria, la trovate quella pagina nella vostra memoria, perché la nostra ospite viene rapita in Sierra Leone, è un gruppo di guerriglieri del Fronte Unito Rivoluzionario, e sono 56 giorni in cui noi aspettavamo notizie, noi, figuratevi, noi, mondo, aspettavamo notizie, e voi vedevate da vicino l'inferno.
Già essere in Sierra Leone voleva dire essere in una terra dove apposta voi eravate andati, difficili, ma lì che cosa è successo? Prima abbiamo cominciato il lavoro, io e un'altra sorella lavoravamo come fisioterapiste per bimbi disabili, soprattutto poliomielitici, con cliniche mobili in 5 distretti. C'era una buona collaborazione anche con i musulmani che erano lì, quindi questa di fatto che dopo 2 anni è scoppiata la guerra civile, praticamente in Sierra Leone, una parte del governo non venivano pagati questi soldati e quindi loro si sono staccati, hanno costituito questo RUF, Revolutionary United Front, guidato da Fode Sanko, il capo supremo dei ribelli, e decidono di attaccare come una zanzara, no? Tutti i villaggi. Imprendibili praticamente. Le sorelle che erano giù. Eccole qua, noi vi vediamo qui alla fine di questa drammatica storia, quando vi hanno rilasciato. Sì. Eravamo in 2 comunità, c'era una comunità più a sud vicino a Freetown, e siccome era zona battuta dai ribelli, sono scappate da noi a Cambia, al nord vicino alla Guinea Conakry. Abbiamo deciso nell'ultima assemblea di dicembre di rimanere comunque con la gente, cioè se la gente scappava saremmo scappate anche noi, e voi invece ci hanno preso. Siete rimaste e sono stati giorni di paura, di dolore, dove la nostra sorella dice non ho mai gustato tanto il rosario come in quel periodo, perché la preghiera è stata la grande rete in realtà, ciò che ha permesso di aiutarvi, sì. E di aiutare. C'era l'inferno perché vedi tutta la violenza fatta, bambini soldato, gente trucidata davanti ai nostri occhi, e noi dovevamo guardare perché non ci venisse voglia di scappare anche noi. E davanti a questa roba poi c'è una lettura un po' semplicistica agli inizi, cioè loro sono i criminali e noi le vittime, no? Ecco, questo volevo Poi dire. Però li guardi in faccia, anche il capo dei ribelli non aveva più di 25 anni, quindi li guardi e dice: se fosse mio fratello, mia sorella, che è mio fratello e mia sorella, quando preghi il Padre Nostro non puoi non pensare questa roba, no? Quindi dal senso di sgomento, di confusione, che non sai come porti, no? A un certo punto c'è un passaggio in cui, se fosse appunto uno dei tuoi cari, non puoi raggiungere il suo cuore se non attraverso la preghiera, affidandolo a Dio, insomma, alla Madonna. E quindi è stato... Senta, meravigliosa ragazza, perché lei, insomma, lei è quella tenace e forte dei primi giorni in parrocchia, quando ha deciso alla fine di fare la missionaria. È stata in Thailandia al servizio dei malati di tubercolosi, avete aperto la Casa degli Angeli, avete messo insieme buddismo e cristianesimo, a lavorare e a collaborare, se così possiamo dire, no? E oggi il suo lavoro l'ha riportata in Italia. Però lei fa la missionaria anche qui. Ma spero, cioè, tutto quello che si fa è la natura delle cose. E comunque cioè, il momento in cui io, è come essere tornati un po' agli inizi quando ho lavorato in una casa di riposo per anziani. Insomma, e lei, no? Oggi di questo si serve chi non sai neanche chi sia, a maggior ragione le tue consorelle. Allora, noi abbiamo terminato qui. Suor Mariangela Bertelli, ve l'abbiamo fatta conoscere. Riapriamo e rispalanchiamo la nostra finestra e diamo appuntamento ad una prossima volta. L'anno è lungo, caro Suor Maria, quindi io conto di riaverla qui con me. Allora, venite tutti, si conclude l'ora solare, la recita della coroncina della Divina Misericordia, e poi siamo noi, e poi arriviamo alle ore 14 di domani, quando riapriremo la nostra finestra, perché l'ora solare entra nelle vostre case. A domani, grazie. Grazie. Ma che storia, che storia. Che tenacia! Brava, brava, brava!